un crecimiento que ante las depresiones se tiene questa sera riproponiamo workout per gli addome come abbiamo fatto la settimana scorsa. In aggiunta abbiamo anche fatti speciali, quindi vento, aspirapolvere. Stasera è un po' più casereccia la lezione, anche se siamo all'aperto. Quindi, quello che volevo dire è che manterremo lo stesso tipo di allenamento stasera come abbiamo fatto la settimana scorsa. Quindi con un cardio un pochino più corto per avere un circuito addominale un pochino più lungo, visto che comunque nelle settimane scorse aspetta un attimo, datemi conferma che si sente la voce sia su Facebook che su Instagram. Su Facebook si sente? Ok, Instagram si sente? Datemi la conferma così dopo vado avanti. Ok, perfetto. Adesso si sente. Su Facebook? Allora, intanto vado avanti a spiegare. Allora, quindi come dicevo, manteniamo lo stesso tipo di allenamento della settimana scorsa, con un cardio un pochino più corto e un addominale, un circuito addominale un pochino più lungo. Ok? Aspettiamo ancora un minutino e poi partiamo. Intanto attiviamo l'orologio col cardio frequenzimetro per rilevare i battiti. Se parli vicino, sì, mi hanno detto, sì, ora si sente, ok? Mi provo a allontanare, datemi ancora la conferma. Qui si sente? Se sto qui e parlo così si sente? Ok, faccio partire anche la musica, intanto così facciamo voce e musica e poi partiamo con il riscaldamento. Aspettiamo un attimo. Ok, ditemi se si sente. Prova. Uno, due. Su Instagram, ok? Facebook? Datemi la conferma così so se parto meno. Perfetto, ottimo, grazie Marco. Quindi allora, partiamo. E zona per il riscaldamento, il tappetino per il momento spostiamo un attimo da una parte perché nel primo set del prossimo esercizio non ci servirà, quindi il tappetino lo spostiamo da una parte e partiamo. In posizione, corso sul posto, muovi le braccia e le gambe insieme. Forza laterale, muovi solo le gambe lateralmente, braccia ferme. Fuori, fuori, dentro, dentro, fuori, fuori, dentro, dentro. Ora jack, solo gambe, ginocchia all'esterno per la sicurezza. Rapido, mettici anche le braccia, jack in jack. Skip alto. Ora sì che il ginocchio è in linea con la ragazza. Muovi le braccia. Scuoti. Tutto in basso indietro, bacino in linea con il ginocchio. A terra, push up. Mani ampie, in ginocchio, vai. Metto linea sui gomiti. Da questa posizione cominciamo i burpees. Quindi, gamba, gamba, dritto. Scendo, lungo. Gamba, gamba, sali. Sport,
lungo. Due, più veloci. Resta in piedi, a fondo. Sempre gambe indietro, angoli di 90 gradi con le gambe. Power, lancio. Con il tuo saltino. Ultimo, torno in mezzo, passo. Ottimo. Sciogli un attimo le braccia, sciogli le gambe, twist, con la parte alta, e ci prepariamo per la parte cardio. Allora, come ho detto prima, la parte cardio è sviluppata, è un po' più corta questa sera, come quella che avevo fatto la settimana scorsa. Avremo 3 blocchi di lavoro, dove ci saranno 4 esercizi a blocco. Come settimana scorsa faremo 1, 2, 3, 4, primo giro, 1, 2, 3, 4, secondo, e così via. Primo blocco, parte bassa, squat, solo jack, più quarter run. Squat pulsazioni, pulse, e jump laterale, più jump in alto. Quindi, squat, semplice, jack in avanzamento e in arretramento, 1, 2, 3, 4, quarter run, di fronte, 1, 2, 3, 4, laterale, torno, indietro, 1, 2, 3, 4, laterale, torno, una volta da una parte e una volta dall'altra, rapidità, squat pulsazioni, pulse e jump laterale, jump alto, jump laterale, jump in alto, jump laterale, jump in alto. Ok? Da una parte all'altra, ogni volta che ti muovi, salti. Ci siamo tutti? Partiamo per lo squat. Musica, timer. Tre secondi, squat. Two, one, squat. Go. Glutei in basso indietro, bacino in linea col ginocchio. Mani alto col petto. Solo jack e quarter round. 1, 2, 3, 4, tac, tac. 1, 2, 3, 4, cambio. Rapido con le gambe e indietro. Di fronte. 1, 2, 3, 4, tac, tac. E ruoti. Ruota. Rapido con le gambe. Resta, pulsazioni. Ruote, pulsazioni. Resta sempre basso e tieni un range piccolino, un centimetro su e un centimetro giù. Jump laterale, jump in alto. Qui bisogna essere rapidi. Qui è il momento di trasformare. Ora, rapido. Jump laterale, jump in alto. Jump laterale, jump in alto. Devi concentrarti ad avere il meno possibile i piedi per terra. Laterale, in alto. Laterale, in alto. Aiutati con le braccia e salta. Squat. Trova il ritmo, mantienilo nello squat. E cerca di cambi di intensità durante il jack.
e durante i salti laterali. E ora jack in avanzamento. 1, 2, 3, 4, quarter, torna. 1, 2, 3, 4, rapido, gira. 1, 2, 3, 4, gira, torna. Rapido con le gambe e in. Sì, pulsazione. 1, 2, 3. Rimani sempre basso, cerca di tenere il petto alto, le spalle indietro e rimani con il picco in forza. Sì. Jump laterale, jump in alto. Laterale, jump. Laterale, jump. Qui c'è di tenere l'addome contratto e metti con le braccia a salire. Se vuoi di più, braccia in alto, come se prendessi una palla, sopra di terra. Se giochi a basket, fai il canestro. Se giochi a pallavolo, schiaccia. Sì. Vai, squat. Ora, ultimo round, ultimo set. Mettici più intensità. Più rapido, ultimo set, ora veloce con le gambe, devi essere veloce, rapido, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, rapido. Come fai a essere rapido? Tieni l'addome forte, contratto, se l'addome è contratto muovi le gambe più velocemente, provaci, 1, 2, 3, 4, gira, 1, 2, 3, 4, ruota. 3, 2, 1, forza. Pulsazioni, resta più basso che puoi, col bacino in linea e crea più intensità di lavoro nel quadricipite. Lavori in occlusione muscolare. Porti meno sangue al muscolo e il lavoro aumenta, è più intenso. Ultimi 20 secondi, rapidi, veloci, questa è la sfida, rapido, laterale, in alto, laterale, in alto, alza le braccia e cerca di andare più in alto che puoi, è l'ultimo set e poi abbiamo la pausa, in alto, aiuti con le braccia, stringi tutte i polsali e l'addome forte, 3, 2, 1, stop, recupera. Ok, sciogli le gambe, sciogli le braccia, ottimo, primo blocco, andato. Prepara il tappetino, lungo, perché adesso ci servirà. Ora lavoriamo con la parte alta. Anche qui, stesso concetto. Quattro esercizi, 1, 2, 3, 4, li facciamo tutti per tre giri, ok? Abbiamo push-up con tocco incrociato, mountain climber, che lo abbiamo già visto, Spider-Man, camminata, destro, centro, sinistro, centro e switch climber. È nuovo, non l'abbiamo ancora visto. Quindi, flessioni con tocco incrociato. Ve lo faccio vedere da dritto. Ora sulle punte o in ginocchio, mani oltre le spalle, push up, la mano passa lateralmente, tocca per terra e va dall'altra parte. Push up, mano corre, incrocia e torna. Incrociato, una volta da una parte, una volta dall'altra. Mountain climber, mani sotto le spalle e ginocchio che va verso la mano, o veloce o lento. Spider-Man camminata, plank Spider-Man, in mezzo,
laterale da una parte all'altra. E l'ultimo, l'esercizio nuovo, switch climber. Mani sotto le spalle come il mountain climber. Se nel mountain climber la gamba va dritta, nello switch climber la gamba va laterale. Quindi è questo. Lateralmente. Ok. Partiamo tutti con i push-up. Mani oltre le spalle. Musica. Timer. Mani ampie. 10 secondi e partiamo. Three, two, one, forza. Push up, mano, passa, laterale, torna. Push up, mano, laterale. Sulle punte o il ginocchio, ma tieni sempre l'addome contratto e il gluteo stretto. Arriva il mountain climber, pronto? A chiudere le mani. Chiudi le mani, mountain climber. Ginocchio sale verso le mani, tenendo l'addome contratto, rimane parallelo al pavimento e le spalle sono sopra alle mani. Spider-Man con camminata. Cammino da una parte, torno dall'altra. Qui se vuoi il ginocchio, ti muovi da una parte, ti muovi dall'altra. Quando non ce la fai più, passa le opzioni. Le opzioni ci sono, bisogna farle, se sì, non ce la fai più, ma continua l'allenamento. Three, two, one. Switch climber. Gamba laterale. L'altra lunga. Qui non c'è opzione, se non ce la fai più, ti fermi, respiri, recuperi e vai. Push up. Incrociato. Cerca di spingere sempre dalla mano che rimane a terra, in modo da rimanere stabile col corpo quando l'altra mano corre, ok? Quello dà stabilità. 3, 2, stringi le mani, molto in climber. Cerca di tenere le ginocchia vicino al pavimento, in modo da tenere le anche basse. Tenendo le anche basse, rimani con la schiena dritta e lavori in modo corretto. Cerchi di essere rapido con le gambe. 3, 2, Spider-Man, one, camminato. Down. Cammina, torna in mezzo. Cerca rapidità. Prova rapidità, in che modo? Tenendo l'addome contratto. Con l'addome contratto rimane stabile e riesce a essere più veloce. Three, two, one. Switch climber. Vai. O continuo, oppure. Ma cerca sempre di tenere le spalle sopra alle mani. Three, come nel mountain climber. Two, one. Push up con poco. Ultimo set, ultimo round. Lavoro continuo sulle spalle, sul tricipite e sul petto. Non mollare nell'ultimo giro. Addome sempre forte, contratto. Rimani dritto, non andare col bacino in basso. Chiudi le mani, mountain climber. Te lo chiedo, cerca di essere più rapido con le gambe. Cerca di dare il tutto in questo mountain climber.
spingi le mani a terra, palle sopra le mani e vai. 3, 2, 1, go. Camminata. In spider-man. Anche qui, addome contratto, per stare basso col sedere. Switch climber, l'ultimo, tutto qui. Contrai l'addome, tiro sempre il solido, cerco di restare più stabile possibile. Quando non ce la fai più, ti fermi e recuperi. One. Stop. Stop. Respira. Prendi fiato. Sciogli le braccia e anche le gambe. Secondo round, andato. Ultimo round, mix. Anche qui abbiamo degli esercizi nuovi questa sera. Il tappetino serve, ma solo piccolo, quindi inventiamo in modo che non ci dia fastidio, ma comunque sia vicino per poterci appoggiare. Allora, in questo primo e ultimo blocco abbiamo passo del bruco, che è nuovo, più jump, plank, spider-man, statico, e recupero. Cerca di prendere fiato dal passo del bruco. Squat, tocco, a terra, e air jump, l'abbiamo visto la settimana scorsa, e plank normale. Ve li faccio vedere. Passo del bruco, lateralmente, squat, metto le mani a terra, faccio dei passi in avanti fino a quando non sono steso. Torno vicino, salto, jump, salto, o dritto, o se vuoi, alzi le gambe, decidi tu, di fronte, squat, tre passi avanti, gambe le richiamo e salto. Andando indietro, appoggio le mani a terra, mi allungo, tre passi indietro e salto. Ok? Passi sempre dallo squat e ti allunghi, o butti le mani a terra, allunghi le gambe e vai indietro. Crank e Spider-Man, lo conosciamo, mani sotto le spalle. Squat con tocco, squat, salto. Hai jack, quindi apri. Apriti come una stella. Squat, hai jack. Squat, hai jack. Il recupero, plank normale. Gomiti sotto le spalle, plank. Con ginocchio o sulle punte. È per questo che il tappetino ti serve vicino. Partiamo. Partiamo col passo del bruco e jump. 3, 2, 1, go. Cosa fai? Squat. Mani a terra, tre passi in avanti, richiama le gambe, salti in alto. Butta le mani a terra, allunga le gambe, tre mani indietro e sali. Squat. Tre passi, richiama le gambe, jump. Giù le mani, lungo le gambe. Qui se vuoi, puoi aumentare sempre la velocità. Decidi tu il livello e intensità dell'esercizio. 3, 2, a terra, plank spider. Stop. Prossimo, squat con tocco, quindi la mano tocca per terra, alternato ovviamente, e air jump. 3, sali, 1, squat, tocca per terra, mi apro. Tocco per terra, mi apro.
tocca per terra, apriti. Perché tocchi per terra con la mano? Perché ti costringe ad andare in accosciata, ok? A non fermarti prima. Scendi, hai il jack. Scendo, hai il jack. Scendi, hai il jack. Addome forte, quando salti e butta le mani all'esterno. 3, 2, 1. Plank, a terra. Gomiti sotto le spalle, addome contratto, gluteo stretto. O sulle punte o il ginocchio. Arriva il passo nel gruppo. 3, 2, i piedi, 1, vai. Squat, 3 passi avanti, chiama le gambe, salti in alto. Lunga le gambe e alto. Squat, camminata, richiama le gambe, jump. Lunga le gambe e salti. Ottimo. Come fai a essere più veloce? In che modo? Fai lo squat e butta subito le mani per terra. Questo ti costringe ad essere più rapido. Quindi, squat, mani a terra, salto. Cerca di stare dritto con la schiena, addome forte, gluteo stretto, mani sotto le spalle. Prendi il fiato, respira. Questo è il momento dove devi recuperare. Squat col tocco, hai il jack. Squat col tocco, hai il jack. Squat col tocco, hai il jack. Rendi esplosivo il tuo muscolo nel salto. Esplosivo. Esplosivo. Come fai a essere più veloce? Mani fuori, rapido, pam, prova a essere più veloce. Rapido. Respira, se no, e vai più piano. Sì. Ok. Plank. Passo del gruppo, ultimo, rapido, squat, veloce con le mani, richiamo le gambe, jump, lungo con le mani e salta, rapido, squat, veloce con le mani. Quando cammini, l'addome è contratto, rimani parallelo e salta, ok? Rapido. Rapidità, esplosività muscolare. Questo è quello che dobbiamo fare. Two, a terra. Fai. Squat tocco, air jack. L'ultima sfida. Con cuore che va a mille. Two, ok? One, adesso. Air jack. Air jack. Rapido. Prendi i polpacci, quando sali, aiutati a staccare. Se invece non ce la fai più, vuoi rallentare. Non ci sono problemi. Jumping jack. Jumping jack. Oppure, rapido. Cerca di essere veloce. Meno stai a terra, e meglio è. 3, 2, 1, stop. Plank a terra. Ultimi 20 secondi. Ultimi 20 secondi. Forte con l'addome, stretti più glutei. 2, 1, stop. Ora stop. Ottimo. Prendi il fiato. Volevo essere buono, mi volevo togliere un plank. Ma no, bisogna farlo fino alla fine. Completiamo il circuito. Ok. Prendiamo fiato. E prepariamo il tappetino per l'addominale. Allora. Come ho detto prima, visto che di plank non l'abbiamo fatti abbastanza, l'addominale di oggi
è un Plank Edition, come abbiamo fatto 2 settimane fa, solo con delle piccole variazioni. Cose nuove che non abbiamo mai visto, ci sono i plank con braccio alzato e gamba alzata alternati, nel senso plank, alzo il braccio, alzo l'altro, il braccio è lungo, ok? Stessa cosa con la gamba, alzo la gamba, alzo l'altra, lo posso fare anche in ginocchio, allungo la gamba, allungo l'altra. Abbiamo il plank laterale, che però l'abbiamo già visto, con il gomito sotto la spalla, ma questa volta abbiamo le chiusure, gomito, ginocchio, ok? Per il resto sono tutti esercizi che abbiamo già visto. Qui lavoreremo a coppie di esercizi, 20, 30 secondi, 20 secondi, li facciamo 3 volte e cambiamo la coppia, ok? Partiamo con un plank normale, quindi gomiti sotto le spalle, e isometria insieme, parte alta e parte bassa. Se ci siamo, sdraiate a terra, che partiamo. Secondi e si parte. Gomiti sotto le spalle. Il ginocchio o sulle punte. Resta con l'addome contratto e con i piedi stretti per stare parallelo al pavimento. Nella transizione rapido, devi ruotare, ok? E isometria alta e bassa insieme. Quindi gambe e braccia a 45 gradi. Sì. Rapido. Isometria. Gambe alte, parte il corpo alta. Se le mani non le vuoi tenere in alto, le metti dietro al collo. Ti sorreggono il collo e non te lo fanno inclinare. Sì. Rapido, plank. Quando non ce la fai più, appoggia le ginocchia, ok? E tieni il plank, altrimenti sulle punte. Non ti fermare, resta nel workout, resta nell'allenamento. Isometria. Prova a tenere le gambe tese. Provaci. Addome contratto, schiena, bassa schiena ben appoggiata. Non ci deve passare neanche un euro. Appoggiata al pavimento. Sì. Ruota, plank. Ultimo, plank normale. Non alzare il sedere. Ti vedo, glielo basso, lo so che è difficile, tieni l'addome contratto, resta parallelo al pavimento. Sì, ruota, bisogna qui insieme. Prossima coppia di esercizi, che la facciamo da subito. Plank con braccio alzato, alternato, e crunch alto. Sì. Ruota veloce, ti metti in plank e allunghi le braccia, destro, sinistro, braccio lungo e teso, in 20 secondi crunch alto, rapido, ruota subito per gli addominali parte alta. Rapido, ruota, gambe a terra o a 45 gradi, crunch alto. Se non ce la fai, appoggi le gambe, metti le mani dietro al collo e ma non tirarti su con le mani, tirati su con l'addome,
Planche, alternate. Quindi braccia. Anche qui cerca di andare a tempo con la musica. Muovi le braccia a tempo. Provaci. Crunch, veloce. Butta fuori l'aria ogni volta che sali, prendi l'aria ogni volta che scendi. Anche qui schiena ben appoggiata al pavimento, la parte bassa. E di chiudo. Planker, veloce. Ultimo planker. Per la parte alta ovviamente. Gli ultimi secondi? Sì. Ruota con il crunch. Stop. Alto. Il prossimo avremo plank, alzata piede, piede, alternato e crunch basso, alternato. 3, 2, 1. Ruota, crunch. Quindi cosa fai? Ti metti in crunch e col piede a martello alzi la gamba. Strizza il gluteo o cerca di strizzare il gluteo quando la gamba sale. Se non ce la fai in ginocchio, allunga la gamba. Ma cerca sempre di tenere il piede a martello. Le spalle sono sopra ai gomiti. 3, crunch basso, 2, alternato, ruota, crunch basso. O gambe a 45 gradi, o, se vuoi, gambe tese. In base all'angolo che dai alla tua gamba, aumenta l'intensità. 45, 3, più aumenti, 2, è più intenso. Manca di un'altra, con le gambe. Stringi l'addome, sguardo a terra. La schiena è parallela al pavimento. Se non ce la fai più, in ginocchio, ma continua l'esercizio. Three, two, one, stop. Anche qui, prova a stare con la musica. La musica ti dà energia, ti dà il tempo, ti dà la carica per finire questi 20 secondi che sono duri. Three, two, one, go. Plank. Ultimo plank con le gambe che si muovono. Ruota, crunch basso alternato. Nel prossimo abbiamo plank avanti e indietro sulle punte, andiamo avanti e indietro e crunch insieme. Non lungo, movimento piccolo, un po' stretto. Ruota, crunch avanti e indietro sulle punte, avanti e indietro. Usa la rullata della pianta. Se non ce la fai, stai in plank normale, va bene lo stesso. Ma ogni tanto provaci. Le mani quasi toccano il petto quando avanzo. 3, 2, rapido, 1, ruota, crunch insieme. Chiuso, piccolino, movimenti piccoli. Ogni volta che sali, cerca di alzare i glutei, ok? Three, two,
ruota, one, anche avanti e indietro. Two, non ci fermiamo adesso, resisti, resisti. 3, 2, 1, è il secondo, ne abbiamo ancora uno, butta fuori l'aria ogni volta che chiudi e riprenda quando ti allunghi, se vuoi nei 20 secondi fermati, recupera un attimo e riparti per il franco. Ultimo plank, avanti e indietro. Cerca di dare tutta l'angolata che hai sul piede. Devi arrivare quasi ad appoggiarti sul collo del piede. Provaci. Cerca di tenere l'addome più solido che puoi. Questa è la sfida di questo plank. Lanci insieme. Three, two, one, go. Il prossimo demo. Crunch alternato, destro e sinistro, il crunch incrociato. E il plank Spider-Man kick incrociato. 3, 2, ultimo crunch insieme. Stop. Piccolino, vai. Rimani sdraiato per il prossimo esercizio. 3, 2, 1, incrociato alternato. Destro, sinistro. Destro, sinistro, gomito, ginocchio, incrociato. Butta fuori l'aria ogni volta che chiudi. Le mani alle tempie, non dietro il collo, non tirare il collo in avanti in questo caso. Ruota veloce, plank, Spider-Man, stop. Ginocchio, gomito, opposto. My palm was always shaking, lost in my fight. Siete attenti di stare con la spalla sopra la mano, addome forte. 3, 2, 1, braccio incrociato. Cerca la torsione della parte alta quando chiudi, ok? Contrai l'addome torcendoti. Three, two, one. Spider-Man. Stop. Vai. Siamo al secondo. Arriva l'ultimo Spider-Man. Poi abbiamo i Russian Twist. E il Russian isometrico. Ruota. Vai. Per il prossimo ti siedi a terra perché facciamo i Russian twist, li abbiamo visti già 2 settimane fa. 3, 2,
Two. Ok, ti siedi, piedi a terra, petto a petto, da una parte all'altra. Se lo vuoi più intenso, inclini più con la schiena, ma rimani sempre col petto alto. E le spalle all'indietro, aperte. Three, isometria, braccio, cerca di stare fermo o completamente sollevato, o se no con i piedi a terra. L'importante è che trovi quell'angolo con la schiena che ti dà tensione, che è nell'addome. Three, two, twist, one, go. Immagina di avere un peso tra le mani, di tenerlo fermo e di portarlo a destra e a sinistra. Butta fuori l'aria. Ogni volta che chiudi, ma ricorda, ecco alto. Isometria. Vai. Le mani aperte e alto col petto, cerca l'inclinazione, trovala e vai. Ultimo, isometria. Stop. Isometria. Ci mettiamo subito in plank laterale, ok? 3, 2, 1. Plank laterale. Gomito sotto la spalla, o col ginocchio piegato o dritto, ok? Da questa posizione, 20 secondi, il ginocchio sale e il braccio scende come un terzo cristallo, ok? Se così è troppo intenso, per il prossimo, piega la gamba e vai. Chiudi e apri, chiudi e apri. Se vuoi, la parte laterale del piede e vai. Ma cerca sempre di tenere la spalla sotto, il gomito sotto la linea della spalla. Cambia dall'altra parte. Resta alto. Ne facciamo una da una parte e una dall'altra. Ok? Così li alterniamo. Questa la possiamo alzare. Gli ultimi minuti. 3, 2, 1, stop. Vai. Stai con la musica? Chiudo, apro, chiudo, apro. Cambia la cerca di tenere il bacino alto, aiutati con la mano, alzalo, tieni la posizione e allungati. Spalla aperta. I can't lie to me, too much pride to be. Just to love you, I don't mind. By stop, chiudo, apro, chiudo, apro. Gomito, gira con la spalla. Bacino alto, resta alto. Se non ce la fai più, tira la gamba e vai. 3,
Cambia la mente. Siete di stare più alto che puoi. Fino alla fine. Hai già fatto 18 minuti. Questi minuti non sono niente. Non puoi volare su questa canzone, sì, lo sapete. One. Vai. In quasi parte non ho mai visto nessuno volare con questo brano. Vai. Three, two, one. Ultimo, da questa parte. Ultimo, e abbiamo finito. Resisti fino alla fine con me. Non volare. Three, two, ultimo. One, stop. Resisti fino alla fine. Manca 5 secondi. Three, two, one, stop. Ottimo. Vieni vicino alla camera. Vieni vicino. Batti un 5. Ottimo. Grandissimo allenamento, ragazzi. Io mi sono molto divertito. Grazie a tutti per la presenza. Ricordo sempre, foto, hashtag life in casa, hashtag andrà tutto bene, taggate la palestra e taggate me. Intanto, buon primo maggio, anche se ormai è finito, però ci abbiamo ancora la serata davanti, e buon weekend. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.